può darsi che un sistema, invece di avere piani di simmetria, abbia un'asse di simmetria materiale. Che vuol dire che ha un'asse di simmetria materiale? Ho scritto qui per anticiparmi. Un'asse di simmetria materiale ortogonale R vuol dire che è una retta tale che ogni piano del fascio di rette per R è di simmetria materiale per questo sistema. Allora, tutte le rette ortogonali a R sono assi principali e quindi l'ellissoide di inerzia è rotondo attorno a R e quindi, essendo rotondo attorno a R, un asse principale è R e quegli altri sono ortogonali. Quindi, diciamo, se troviamo un asse di simmetria materiale, siamo a posto. Un asse di simmetria materiale si può trovare, per esempio, per qualche sistema piano. Questo è possibile. Allora, qualunque retta, se uno ha un sistema piano, con un'asse di simmetria, oltre al piano in cui sta, la figura, che è un piano di simmetria, sicuramente c'ha quella retta, quindi determina tranquillamente quella retta è asse principale, l'ortogonale è ancora asse principale, quindi la terza ortogonale ha trovato la terna. Allora, un'altra proprietà degli assi principali è questa. Ancora non abbiamo parlato del centro di massa, ne parliamo ora. Allora, la terna principale di inerzia. Inerzia relativa ad un punto di un asse principale che passa per P0, si chiamano quelli che passano per P0 si chiamano asse principali centrali. Si ottiene per traslazione dalla terna principale centrale. Quindi, se io ho una terna principale con origine nel centro di massa, mettiamo x con 0, y 0, z0 e un punto, prendo un punto O che sta su un asse principale centrale, allora la terna principale però è questa. Quindi y coincide con y0, x è parallelo a x con 0 e z è parallelo a z0. Dimostriamo questo fatto. E questo fatto viene dal teorema di Huygens. Dal teorema di Huygens, per i momenti deviatori. Allora abbiamo che pi greco primo è uguale a i pi greco zero primo meno m pi zero meno o scalare n per P0 meno scalare n'. Questa è l'ortogonale a pi greco, questa è l'ortogonale a pi greco primo. Questo dice il teorema di Huygens per i momenti centrifughi. Allora, in riferimento alla figura, supponiamo, abbiamo detto che noi abbiamo un sistema principale centrale, cioè con origine nel centro di massa,
e poi prendiamo un punto che sta su un'asse principale centrale, per esempio. Allora dobbiamo far vedere questa terna XYZ che si ottiene per traslazione dalla terna principale centrale è centrale. Allora, se è principale, allora i 2, 3 rispetto al sistema XYZ è uguale a i 2, 3, 0 meno M per le coordinate, chiamiamolo YP0 ZP0. Però i 2, 3 è 0, perché la terna principale, la terna con origine del centro di massa è 0. La coordinata del centro di massa rispetto a questo sistema, io l'ho indicata con le maiuscole per dire rispetto all'altro sistema, è 0, dunque la Z è 0. La Y no, ma la Z sì, quindi viene 0. Lo stesso, se io faccio lo stesso ragionamento con I1,3 mi viene I1,3,0, per dire quello relativo al centro di massa, meno M, X con 0, Z, P0, Z di P0. Allora, questo è 0 perché il sistema centrale è principale. Poi la X del centro di massa, la Z del centro di massa, la Z del centro di massa è 0, quindi anche questo è 0. Di conseguenza anche I1,3 è 0. Allora, essendo I1,3 uguale I2,3 uguale a 0, viene fuori che l'asse Z è principale. L'asse Y era già principale perché è quello di prima, e l'ortogonale per forza. Quindi abbiamo trovato la terna principale di mezza. Quindi significa che se noi troviamo una terna principale relativa al centro di massa, se prendiamo un punto che sta su un asse principale centrale, basta traslare la terna, abbiamo un'altra terna principale. Dice, se non è, ecco, queste altre due proprietà riguardano il caso in cui il punto non stia su un asse principale, e dicono quasi il contrario. Le enuncio perché questo è molto utile, queste diciamo le enuncio per completezza, anche per proprietà 4. Allora, se un punto non appartiene ad un asse principale, centrale, e non appartiene ad un piano principale centrale, la terna principale ad esso relativa non ha assi principali paralleli alla terna principale centrale. È il contrario praticamente di quello che abbiamo detto prima. Cioè, se noi abbiamo un sistema di assi coordinati con origine nel centro di massa, che è principale centrale, prendiamo un punto O che sta qui, allora il sistema principale centrale sarà così, tanto per intendersi. Cioè, nessun asse può essere parallelo all'asse principale centrale, perché se no, siccome, perché
se gli assi fossero paralleli, cioè se fosse invece, facciamo tanto piano, se fosse così, non sarebbe possibile, perché se fosse così le coordinate di P0 non sarebbero 0. E allora applicando il teorema di Huygens che ho applicato prima, non verrebbero che i momenti di inerzia sarebbero 0 e quindi non sarebbe possibile. Allora, se invece, ulteriore proprietà, proprietà 5, se O non appartiene, tiene ad un asse principale centrale, ma appartiene ad un piano principale centrale, laterna principale però ha un asse parallelo ad un asse principale centrale. Fa la figura che si capisce meglio. Allora, supponiamo di avere il solito sistema di assi principali così. Allora, se piglio O qui, allora la terna, se piglio una terna, O sta nel piano per esempio XY, allora così. Spero escono 0, Y0. Ecco. Perché? Perché i momenti deviatori rispetto a una terna così, se io scrivo I2,3, è uguale a I2,3,0 più M YP0ZP0. Ma questo è 0, questo è 0, e quindi viene 0. E I1,3 viene I1,3,0 più M YP0 XP0 ZP0, siccome sta qui sopra rispetto a questo, viene 0. E quindi è principale centrale. E come dicono gli inglesi, last but not least, ultima, questo l'ho fatto semplicemente per completezza, diciamo, no? Perché quello importante è quello che, se si prende un sistema principale centrale, per traslazione si ottiene un sistema principale centrale. Quello è importante. Questi sono per dire il contrario, insomma. Allora, invece questa proprietà è abbastanza interessante, mi pare sia 6. Se una retta è asse principale rispetto a due suoi punti, contiene P0. Cioè, allora, facciamo una specie di disegno. Questo chiamiamolo A, questo chiamiamo X, questo chiamiamo X', Y', Y, Z che coincide con Z'.
Allora, supponiamo che questa retta, l'asse Z, sia un asse principale sia rispetto a O che rispetto a O'. Allora, se è principale la terna XYZ, allora noi abbiamo che somme I e MI con I ZI è uguale a 0. E somme I MI YI ZI è uguale a 0. Questo nel sistema O X Y Z. Nel sistema O'X'Y'Z', per essere principale in asse Z deve essere che somme MI con il primo ZI primo uguale 0 e somme I MI YI primo ZI primo è uguale a 0. Però questi due sistemi ci hanno I con I uguale I con I primo, YI uguale YI primo e ZI uguale o ZI primo più A. Allora dicevamo le coordinate X con I uguale X con I primo, Y uguale Y primo, ZI uguale a ZI primo più A, cioè ZI primo è uguale a ZI meno A. Allora, se sostituiamo qui dentro, abbiamo somme I, MI, X con I primo uguale a X, sì, ZI primo uguale a ZI meno A. Questo qui è uguale a 0 e così l'altro, somme I, MI, YI, ZI meno A uguale a 0. Allora, qui facendo i conti viene somme I, MI, ZI meno la A passa fuori, A, somme I, MI, YI è uguale a 0. Qui viene somme I, MI, YI, ZI meno A che passa fuori, somme I, MI, YI uguale a 0. Allora, questo è dunque I con I, ZI. Questo è uguale a 0 per quello che abbiamo detto qui. Questo è uguale a 0 per quello che abbiamo detto qui. Quindi abbiamo, essendo A diverso da 0, che somme I, MI, I con I è uguale a 0. Ma questo è il momento statico ed è uguale a m I con 0. Quindi significa che l'ascissa di I con 0 è 0. Qui stessa cosa, questo è il momento statico ed è uguale a m Y0. Quindi significa che Y0 è uguale a 0. Quindi essendo I con 0 Y0 uguale a 0 significa che P0 sta sull'asse Z. Quindi ne concludiamo che P0 appartiene all'asse Z, cioè effettivamente che l'asse Z contiene il centro di massa.